Grazie. Allora, prima una breve presentazione di chi siamo noi, perché non so se immagino che molti di voi magari non ci conoscono ancora. Allora, noi siamo Milano Ristorazione, società in-house del Comune di Milano, fondata nel 2001. A Milano la ristorazione scolastica ha una lunga tradizione, quasi secolare, ma era gestita direttamente dal Comune di Milano, poi a partire dal 2001 invece viene creata una società autonoma, la SPA, che oggi gestisce questo servizio. Quali servizi fornisce in particolare? I servizi di refezione scolastica per gli di infanzia, scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, pasti al cotto per case di riposo, anziani con servizi a domicilio, centri di prima accoglienza e poi invece ancora pasti al cotto presso centri diurni integrati, centri socioeducativi, ricovero notturno di via Ortes, la casa di Annacci, e poi fornisce pasti al crudo, quindi derrate alimentari per le scuole paritarie convenzionate con il Comune di Milano. E inoltre fornisce servizi di facility, quindi servizi di accoglienza, pulizia e bidellaggio. La nostra mission è quella che vedete qui, fornire un pasto sano, buono, educativo e giusto, che quindi oltre ad assicurare i necessari requisiti igienico-sanitari e nutrizionali, garantiscono un'elevata qualità sensoriale in modo sostenibile. Valorizzare la biodiversità, la tipicità alimentare, la tradizione alimentare mediterranea e diffondere una cultura degli sprechi con il controllo degli sprechi alimentari e di recupero delle eccedenze alimentari. Il nostro ciclo produttivo è questo, molto sinteticamente: noi acquistiamo, intermediamo circa 10.000 tonnellate di derrate alimentari all'anno e quindi acquistiamo sia da produttori diretti, acquistiamo da commercianti, da distributori, abbiamo un magazzino centrale che è dove queste merci arrivano, una parte delle merci poi arriva direttamente nelle cucine, abbiamo 26 cucine centrali, 80 cucine negli asili nido, qui vengono prodotti i pasti che poi mediante dei furgoni arrivano alle scuole, dove abbiamo 450 refettori, quindi tutti i giorni il pasto arriva in 450 refettori. Qui quello che vi dicevo, appunto, 450 refettori serviti, poi dipendenti, insomma è una grande azienda che quindi tutti i giorni fa un lavoro complesso. Allora, come si è evoluto il nostro servizio? Il nostro servizio quindi a partire dagli anni 2012 ha avuto una svolta molto importante proprio in direzione della sostenibilità. Nel 2012, fino al 2012, noi utilizzavamo Gastronor, cioè i contenitori in cui viene messo poi il pasto che viene avviato alle scuole. Questi contenitori poi vengono messi all'interno di altri contenitori termici in modo da mantenere la temperatura, ma noi utilizzavamo delle Gastronor in polipropilene fino a quella data, che naturalmente avevano dei vantaggi per noi, perché erano molto più leggere delle Gastronor in acciaio. E quindi avendo anche una popolazione aziendale che ha un'età media abbastanza elevata, certamente queste Gastronor in polipropilene erano molto più comode per il nostro personale. Ma comunque a partire da quella data abbiamo deciso di fare proprio un'operazione di change management, di cambiare queste
gastronomi polipropilene siamo passati alle gastronomi acciaiche. Gastronomi acciaiche che quindi vengono riutilizzate, vengono lavate, sanificate tutti i giorni e quindi vengono riutilizzate. Questo naturalmente ha imposto un ridisegno anche dei processi all'interno delle cucine, perché naturalmente siamo passati da un'attività di smaltimento delle gastronomie polipropilene invece a un'attività di quindi lavaggio, pulizia, sanificazione di queste gastronomie, quindi trasporti anche di queste gastronomie che la mattina partono per le cucine e poi tornano indietro il pomeriggio per essere lavate, sanificate e così via. Quindi diciamo sicuramente c'è un ciclo diverso. Nel 2014-2015 invece abbiamo sostituito le stoviglie in plastica con stoviglie in materiale biodegradabile, compostabile nelle scuole primarie. Successivamente, a partire dal settembre 2015, abbiamo introdotto, quindi sostituito ulteriormente il materiale, il coperto in plastica con stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile nelle scuole secondarie di primo grado e dall'anno scolastico 2016-2017 abbiamo materiale biodegradabile e compostabile per tutte le utenze scolastiche. Noi serviamo tutti i giorni 85.000 pasti, quindi potete immaginare qual è la quantità di materiale biocompostabile che utilizziamo. Attualmente quindi i piatti sono il Mater B, invece le bicchiere e coppette sono in PLA, le stoviglie invece sono in metallo, quindi le stoviglie vengono poi lavate tutti i giorni, sanificate e quindi riutilizzate nei giorni successivi. Allora, fino al 2015 utilizzavamo la coppa cellulosa, poi siamo passati al Mater B. Naturalmente ci sono alcune criticità in questo cambiamento. Quindi c'è un numero limitato di fornitori in grado di soddisfare le caratteristiche tecniche del servizio. Noi naturalmente serviamo pasti caldi, quindi piatti devono reggere le temperature di un pasto caldo, devono soprattutto portare anche minestre, brodi e quindi devono avere una certa tenuta anche dal punto di vista statico. I tempi di approvvigionamento della materia prima per soddisfare i nostri numeri, i tempi di reintegro degli stock. Diciamo l'avvio della fornitura ha generato a volte delle non conformità legate alla difficile gestione del cambiamento, ma su questo vi dico qualcosa di più. E poi l'elevata similitudine tra i piatti in Mater B e i piatti in plastica tradizionale che, in mancanza di un'informazione corretta, può portare alla trasmissione anche di messaggi sbagliati. Per quanto riguarda il penultimo punto, perché ci sono state le non conformità? Perché la fornitura dei piatti viene effettuata dalle società di facility. Cioè, allora, per dirvi, i piatti sono messi a disposizione dalle società che per noi si occupano tutti i giorni dello scodellamento dei pasti. Quindi sono loro. Non siamo noi direttamente a partire dal 2016-2017 che acquistiamo i piatti, ma i piatti vengono messi a disposizione dalle quattro società di facility che si occupano per noi di scodellare i pasti tutti i giorni. Ecco, in alcuni casi appunto ci sono state delle non conformità, ma che poi sono state risolte e quindi ormai diciamo, il servizio si svolge tranquillamente, non ci sono problemi. Ecco, oltre naturalmente a assicurare la
distribuzione dei pasti con materiale biocompostabile, quindi vuol dire che il bambino alla fine del pasto si reca direttamente, è lui che butta tutto, quindi i piatti con gli avanzi del cibo, la tovaglietta, i tovaglioli direttamente nei raccoglitori, e lì dal punto di vista anche di quello che diceva Confaloniere prima, sicuramente c'è carta ma non ci sono residui di plastica. Ecco, può capitare che ci sia qualche posata in metallo, quello non possiamo garantire che non ci finisca qualche posata in metallo, perché naturalmente poi può accadere. Però ecco, il bambino butta tutto nel contenitore, quindi noi poi diamo, quindi raccogliamo questi sacchi che poi è AMSA che vengono, provvede a raccoglierli. E quindi naturalmente questa non è l'unica cosa che facciamo, certamente la cosa più importante che facciamo per quanto riguarda la messa a disposizione del coperto biocompostabile, ma naturalmente abbiamo introdotto dei criteri anche per quanto riguarda le gare d'appalto. Noi siamo una società pubblica, quindi tutto quello che acquistiamo lo acquistiamo attraverso gare d'appalto, o comunque confronti pubblici tra le varie società fornitrici. Abbiamo introdotto dei criteri migliorativi che danno luogo a un punteggio aggiuntivo per quanto riguarda gli imballi. Quindi l'imballo primario, quindi deve essere rispondente alle norme, quindi alla 13.428 e poi alla 13.430. Per quanto riguarda invece l'imballo secondario, anche qui c'è la possibilità di ottenere dei punteggi aggiuntivi mediante l'utilizzo di materiale riciclato per la realizzazione degli imballi secondari, quindi per almeno il 90% se in carta o cartone, per almeno il 60% se in plastica. A proposito anche della domanda che faceva prima il collega, è vero che oggi noi utilizziamo tovagliette e tovaglioli che hanno inchiostri compatibili con gli alimenti. Il passaggio successivo, che naturalmente non sarà semplice, perché poi tutto questo deve avere una compatibilità economica, sarà quello di cercare di introdurre, diciamo, per quanto riguarda la carta e le tovagliette, anche qui dei criteri di possibile riciclo successivo, ma questo è qualcosa a cui stiamo pensando, in realtà non sappiamo ancora bene come fare. Ho 5 minuti, vado rapidamente avanti. Ecco, abbiamo esteso l'utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile anche al servizio di catering. Noi facciamo servizi di catering, quindi attualmente tutto il materiale che utilizziamo, no, queste sono foto non nostre, quindi sono solo di illustrazione, ma tutto il materiale che utilizziamo è materiale biocompostabile, ad eccezione dei flut che al momento non sono disponibili in PLA. Quindi i flut che si usano per diciamo prosecco e altro non sono disponibili in PLA, quindi quelli sono però diciamo, nel momento in cui dovessero essere disponibili, li utilizzeremo. Ecco, dico un'ultima cosa, poi il mio intervento è finito, a proposito della ceramica, perché sicuramente nel mondo della ristorazione collettiva si parla dell'alternativa ceramica materiale biocompostabile. Devo dire che come Milano Ristorazione abbiamo provato solo in una fase molto breve, attorno agli anni 2003-2004, ad utilizzare i piatti in ceramica, ma i piatti in ceramica avevano e hanno per noi un grande problema, perché immaginate che
quindi 80, diciamo, quelli scolastici sono delle 70.000 pasti, ci vogliono 3 piatti per ogni bambino, bisogna utilizzare 210.000 piatti circa, che quindi poi vanno lavati e quindi vanno sanificati, quindi devono essere messi a disposizione. Però sicuramente nell'immaginario anche delle famiglie la ceramica conserva un valore molto forte. Quindi anche recentemente noi abbiamo partecipato a un'indagine che era stata fatta da una trasmissione RAI, quindi abbiamo portato la nostra esperienza, ma poi abbiamo visto nel filmato che in alcune scuole di alcune altre città, con numeri naturalmente molto più piccoli, si usano materiale in ceramica, e tutto sommato il sentiment è più forte verso il piatto ceramico, che è quello che usiamo a casa, ma lo usiamo in condizioni completamente diverse. E devo dire che oggi anche da parte dei fornitori delle nostre società di scodellamento, che sono soprattutto preoccupate dal prezzo che il prodotto biocompostabile potrebbe raggiungere, perché sicuramente siamo in un mercato in cui non ci sono molti fornitori, la frazione è messa a disposizione da Novamont poi, e quindi c'è la preoccupazione che questo prezzo possa aumentare, e quindi c'è una certa, sono loro che hanno proposto uno studio di fattibilità, che noi sicuramente abbiamo discusso. Ma devo dire che anche con ulteriore riflessione, dopo aver visto anche un po' questo studio di fattibilità, io ritengo che oggi il biocompostabile per una società come la nostra sia sicuramente più vantaggioso. Più vantaggioso perché, diciamo, al di là di questo sentimento positivo sulla ceramica, bisogna tener conto che la ceramica si porterebbe comunque dietro, a parte i problemi legati alla produzione a monte, ma soprattutto un uso di acqua, di energia elettrica, di detersivi, che andrebbe comunque calcolato per fare una valutazione complessiva, oltre naturalmente a problemi di movimentazione, che quindi con impatti sull'organizzazione del lavoro, che non potrebbero essere trascurati. Per chiudere dico solo una cosa, che naturalmente ci piacerebbe diciamo poter fare qualcosa con tutta questa frazione umida che si raccoglie tutti i giorni oggi, quindi so che AMSA vuole fare delle sperimentazioni da questo punto di vista, e quindi ci aspettiamo che ci siano delle evoluzioni che portino poi in una direzione positiva nel quadro di un'economia circolare, perché tutta questa frazione umida possa essere poi riutilizzata in qualche modo. Grazie mille.